vieni, non ti vedo. E sono qua, Ma qua dove, signora Ida? Non la vedo. E sono in camera, sono andato a dormire. Ma io come faccio a sentirla? Mi sente, io sento te. Ma signora Ida, cosa ci fa qui, signora Ida? Buonasera. Ho il numero. Ma io ero in diretta e lei è sfogata. Sbuco come i funghi. Signora Ida, buonasera, come sta? Che ha fatto? Stamattina si è svegliata prestissimo, visto che era sveglia alle 6 di mattina. Sì, perché praticamente ho visto un paio di video che hai fatto tu con Emilio. Che bello. Signora Ida, vuole sentire il mio uccello? Sì. Perechina, perechina, signora Ida, perechina. Forte. È bello, però è simpatico. Carina, è simpatica, ma l'hai preso su Amazon? Sì, l'ho preso su Amazon, nella foresta amazzonica, Ah, nella foresta amazzonica. non l'ha preso un bambino. Sei signora Ida? Ah, che forte che sei, ma Marzo. Grazie signora Ida, grazie mille. Allora signora Ida, ma secondo lei il mio uccello dura abbastanza, dura poco? Non lo so. Speriamo che funzioni. Signora Ida, funziona benissimo il mio uccello, signora Ida. Beh, certo. Salato. Sì, un po'. C'è Giulia Salemi, Giulia Salemi. E all'insalata. Signora Ida, c'è broccoletto salato. E chi è? E Non lo so. E c'è Giulia Salemi. E chi è? poi c'è Sean Yem. Grazie per esserti iscritto al canale. Salutalo. Canale. Un po' riposata, sono andata, ho passeggiato un po'. Ha sentito Converse, mi ha confidato che è un po' triste. Converse. Come mai è un po' triste, mio Converse? Ma lui ha sempre avuto una dicotomia interiore. Adesso si sente ancora più perso perché magari sa, non riusciva a trovare il lavoro. Lavora di. Ah, è senza lavoro? Eh sì. Oh, poverino, mi spiace. Lui è un social media manager. Poi è senza ragazza, Sicché? vorrebbe una ragazza. È alle porte dei 30 anni. Lo so. Una parola di conforto a Converse, signora Ida. Una parola di conforto a Converse. Secondo me deve trovare sempre un lavoro.
E poi la fidanzata viene dopo. Tu consigli di concentrarti sul lavoro, Converse? Secondo me sì, deve prima concentrarsi nel lavoro, beh, e poi la fanciulla arriva dopo. Fanciulla, signora Hilton. Sì. Eh sì, dico fanciulla in modo di dire che è così, Signora. cioè, è più contento lui. Io, secondo lei, signora Ida, mi devo concentrare di più sul lavoro o sulla fanciulla, sul trovare una Sì, ragazza? anche tu devi concentrarti di più sul lavoro, e poi quando sarà, magari anche tu ti cerchi una bella fanciulla. Quindi io in questo momento, secondo lei, le devo lasciare stare le ragazze in questo momento? E in questo momento sì, per adesso È sì. l'uccello a che lo suono, signora Ida! È l'uccello a che lo suono! È l'uccello a che lo suono, signora Ida. Sì, l'ho visto, è bello, è tutto colorato, che fa quelle lucette colorate, è Aspetti, bello. signora Ida, mi ha detto Xiaoyan, che sua zia Gina la saluta, signora Ida, zia Gina la saluta. E chi è? La zia di Xiaoyan. Non lo so, non lo conosco. Signora Ida, sono nervoso perché zia Gina la saluta. Chi? E Zia Gina. chi è zia Gina? La sorella di Xiaoyan. La sorella di chi? E Di Xiaoyan. chi è? E io che cazzo ne so, si è appena iscritto al canale. Vabbè, signora Ida, Non lo so, vuole dei bacini della non lo buonanotte? conosco. Relax, signora Ida, relax. Marzo? Marzo? Ti volevo dire, dov'è Emilio? Che da un po' che non lo vedo. Ieri era qua che dormiva, oggi è sotto in Ah, garage. sta Sì, dormendo? che dorme, sì. Ma dov'è? Sul letto? Dov'è? No, dorme sotto, però, su un tappeto. Ah, dove mi sono messo sotto? Dove c'è il Sì, tappeto? dove sono, in questo momento, sì. Ah, ma è vicino a te? Ce l'ho detto, signore. Sotto in garage? Signora Ida, ma perché quando esco l'uccello lei ride? È piccolo. È troppo piccolo. Perché quando esco l'uccello lei ride? È piccolo o è grosso, come lo vede? Ma quando fai le live lo vedo che è piccolo, fischietta, è bello, Bello, è ma è marroncino. rosa, signora Ida. È È rosa. rosa. Sembra marroncina a vederlo così. Posso parlare, signora Ida? Sì, certo che puoi parlare, ma non ci mancherebbe. Lei, signora Ida, è una caffarettista. Ma perché dice mentre dico? Mi sta con. Un artista sono. È una caffarettista. Ah, sì, ho capito. Ma perché faccio ridere? Ma voi glielo fai a Emilio così, Gliel'ho con fatto. il Lulu? Sì? E cosa fa?
E cosa fa Emilio quando li fischi con Si quell'uccellino? mette la zampa sopra l'orecchio. Ma perché dice Ah, mettere la... mettere Ma che la cazzo, zampa. ma che quanto lei è esaltata, signora Ida, un attimo, mi faccia finire di parlare. Sì. Si mette la zampa qui sopra l'orecchietto e se la copre. Ah, sì? Sì. Ah, perché gli dà fastidio, si vede. Sì. Buona gioia. Zanna le caviglie. Ti azzanna le caviglie? Madonna. Perché ha voglia di cibo. Pensa che io abbia un uccello vivo in mano e lo vuole tutto per sé. Ah, lo vuole tutto, lo vuole tutto per sé. Magari pensa che sia un uccellino vero. Invece è finto. Particolare. Va a svegliare alle 3 che poi io alle 6 la vedo sveglia alle 6 di mattina. Ma lei dorme, signora Ida? Oggi ha dormito pomeriggio, un'oretta ha dormito pomeriggio. Sì, ho dormito un'oretta fino alle 5, 5 e mezza. Da che ora? Dalle 2 alle 5 e mezza? Adesso sono, boh, Signora Ida, adesso sono le sono le 3. 3:10. Sì, lo so, ma dico fino a che ora ha dormito lei? E ho dormito fino alle 5, fino alle 5, fino alle 5 e mezza di pomeriggio. Sì, ma quando è iniziato a dormire? E sono andato a dormire che erano le 2:30, 2:30. Ok, ha dormito 3 ore. Sì. Va bene, signora Ida, io stacco, dai, stacco la diretta perché sono stacco. Qua non c'è più, Ci credo. dormono tutti, signora Ida. La salute a broccoletto salato. Il broccoletto salato. La saluta a Giusy. Che Chi è Giusy? cazzo ne so, signora Ida, Giusy è una mia follower. Una che? Una mia follower. Ah, una follower. Non lo La so. saluta a Giulia Ma poi. Salemi. Giulia Salemi. Giulia che? Giulia Salemi. Giulia Salemi? Boh. Sì, Giulia Salemi. Non conosce nessuno. La Cla. No. La Cla. Chi? La Cla. No. Angela. No. Angela. Angela sì, ma me la ricordo. Però non so, dipende quale Angela. Angela 92. Ma ti risegue di nuovo, Angela? Angela Greco, sì, mi segue di nuovo, mi segue sempre. Ah, La saluta. Ok, salutamela. la saluta a Jack Pack. Chi? E chi è? No, non conosco lui. È uno. Ah, come sì, lo conosco, Antonio. Sì, Antonio. Francescone. Francesco? Francescone. Ah, Lo conosci? salutano Francesco. No, non lo conosco. Saluta Dennis 002222. Chi? Dennis. 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 Boh. Saluta Carlo Non mi Verdone. risulta. Carlo Verdose. Eh? Carlo Verdose. Carlo Verdose. Ma che nome strano. Saluta Maruscia. Maruscia. Che nome è, come si dice Maruscia? È nome romeno? Non lo so, non lo conosco. Non lo conosco, sarà un marocchino, che ne so. Oh shit. Non lo conosco. Saluta Iosif Ukrainish Stalin. Neanche lui. La saluta Vladimir Putin.
Oh, per carità, quel pazzo. Quel pazzo sgravato in folle. Mamma mia. Che andassi a quel paese, guarda. Signora Ida, ma se Vladimir Putin entrasse nella sua cucina, prenderebbe una pentola di quelle grosse e gliela sbatterebbe forte in testa. Ah, sì, di sicuro. Allora facciamo finta che io sono Putin. Vale. Ma no, tu no, tu sei bravo. No, io dico, Giussi non le dare regali, che non li sa riscattare. Sono soldi buttati, sono soldi a TikTok. E ti stavo dicendo, signora Ida, ascoltami, facciamo finta Sì. che io sono Putin. Uè, la sfida anche. Aspida anche. Facciamo finta che io stia parlando russo. Lei mi insulti, mi insulti. Faccio finta che sono Putin. Uè, sfida anche io, Vladimir Putin. Io attaccare tutta l'Ucraina. Non capisco. Lo so, lei mi deve insultare. Ho capito che non mi capisce. Non riesco a capire le lingue straniere. Era una lingua inventata. Vabbè, glielo traduco. Glielo traduco. Io, Vladimir Putin, attaccare Ucraina, radere al suolo tutta Ucraina, conquistare tutta mia, tutta mia. Madò. Gli sbatterei la testa contro il muro. Vado, cosa gli faccio? Mamma, lasciamo perdere. Quello è pazzo, è proprio pazzo, impazzito da un momento all'altro. Sgravato in folle. Sta distruggendo ovunque, gli ospedali, gli asili, le scuole. Ha fatto fuori tutti, poveri bimbi. Vero, signora Ida, mamma mia. Che disastro, è un disastro, è un vero e proprio disastro umanitario. La pagherà cara, va. Quanti? Di sicuro la pagherà proprio caro, o l'arrestano o Ma lo secondo fanno fuori. €1.000 bastano, secondo lei, signora Ida, 1.000 euro. Ha voglia. Per pagarla, per tutto quello che ha fatto, 1.000 euro, secondo lei, vanno Certo. di più di 1.000. In qualche modo perché diceva la mia concubina che lui è un presidente, ma diventare un presidente di che è diventato pazzo. Non è un presidente. Se fosse un presidente non farebbe così. Signora Ida, i presidenti possono anche essere pazzi. Wild Jackal, grazie per i 50 bit. Signora Ida, Wild Jackal mi ha donato 50 bit e lo ringrazi. Chi? Wild Jackal. Chi? Wild Jackal mi ha donato 50 bit e lo ringrazio. Non lo conosco. Avevo capito Giada, dico boh. Ma Giada sì, la conosco. Giada, White Jackal. No, allora no, non lo conosco. White Jackal è tipo uno tra i primi 5 donatori del canale, credo. White Jackal è uno dei primi 5 donatori del canale. 5-10, Non non lo so. so. Team Violino, grazie Team Violino per esserti iscritto a... Mamma, che forte che sei. Faccio ridere, signora Ida. Sì, sei simpatico. Infatti quando vedo le tue live ci rido sopra perché sei proprio simpatico. Grazie, signora Ida. Poi fai ridere, ti commento. Infatti stasera mi sono un po' divertito, ho visto i tuoi video con Emilio, poi ho visto quando ti hanno frizzato. Parlavi di Converse e dicevi il mio piccolo grande Converse e veniva fuori Freeze e stavi con la bocca aperta. Stasera non mi ha frizzato nessuno, sono triste, signora Ida.
fanno male. Meglio così che non ti hanno, che non ti hanno frizzato, se no me stai di mo con la bocca aperta. Signora Ida, dai. Povero, povero Marsone. Stacco, signora Ida. Sei stanco? Sì, stacco, signora Ida, stacco. Ci credo. Volevo sentire, ho detto, ma sì, lo chiamo un attimo. Tanto mica stavo lavorando, signora Ida. Lo so, ho capito. Saluto, Mario Emilio. Si chiama Emilio, non Emilio. Sì, Emilio. Sì, ho detto mi viene Emilio, invece non è Emilio. Si chiama Emilio. No, si chiama Emilio. Povero amicetto. È bello, è tutto bello. Mamma mia, che bello quel gatto. Sì, bello. Si chiama Emilio. Come lo chiama lei? Chissà che morbido deve essere, tutto sto pelo, morbidoso. Sì, morbidissimo. Buonasera, Giulio Costa. Signora Ida, c'è Giulio Costa? O Giorgio Costa, signora Ida, si chiama Giulio Giorgio. Giorgio Costa, che è un politico. Costa, sei un politico? Mamma mia. E il fratello di Giuseppe Conte? Vabbè, finché loro non fa niente. E il fratello di Salvini? È il fratello di Salvini. Mamma mia. Oh, signora Ida, Marzo esce Miluccello davanti a Giorgio Costa, vai. Come non funzionano i sondaggi allert? Mi ha detto Wild Jackal che non funzionano i sondaggi allert. No, funzionano, Wild. Funzionano, guarda. Aspetti un attimo. Riscattate tipo un buonasera, quello da 2000 punti canale. Poi vi rimborso. Funzionano, Wild. No, non è passata male cosa. Allora, signora Ida, dica a Giorgio Costa di uscire l'uccello. In che senso? Che io gli esco l'uccello, dice Marzo, esce l'uccello a Giulio Costa. E dov'è Giulio Costa? Lì, che cavolo è? No, Com'è, che cavolo è? dico Giulio Costa, dov'è? È in diretta tra noi. Ah, indietro, ma è vicino a te? No, signora Ida, è in diretta come tutti gli altri che mi guardano da casa Ah, sua. indietro, come ci sono anche gli altri? Esatto, signora Ida, esatto. Signora Ida, senta il mio uccello, signora Ida, senta il mio uccello. Ma Wild funziona pure quello dei beat, me li hanno donati stasera. Mi hanno donato pure i beat. I beat, quegli uccellini che fischia. Sì, tipo il freeze, signora Ida, tipo il freeze, capisce? Ah, Vogliono i freeze? vediamo se funziona. Ti vogliono frizzare? È vero, Wild, non funziona più. Non Oh no. funziona, che cazzo di problemi ha? È vero, ma non credo dipenda da me, Wild, perché oggi pomeriggio me ne avevano donati, tipo. È vero. Dice un error occurred, freeze reloaded. Non funziona, signora Ida, stasera nessuno mi può donare il freeze. Oh Madonna. Vabbè. Signora Ida, il freeze sono soldi. Il freeze sono soldi, signora Ida. Lo so. Quello sì. Non funziona un cazzo, non funziona. Signora Ida, sono incazzatissimo, signora Ida. Sei un po' arrabbiato? Minchia, sono furioso.
Madonna, non diventare come Putin, fuori tutti. Sei contanga? Sei contanga, signorita? Sono veramente furioso. Non c'è da fare scherzi. Madonna. Sono furioso. Ma no, non sei furioso. E invece sì. Ti conosco benissimo. Sei una persona dolcissima. Grazie, signora Ida. Ah, un anonimo ha regalato un abbonamento a Christian Lepore. Grazie mille, anonimo, per la sub. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ha capito, signora Ida? Sì. Un anonimo ha regalato, grazie mille. Ah, già. Chi sarà mai questo anonimo? Perché non dovrebbe essere. Non so chi è, signora Ida, chi è? Non lo so, non lo conosco. Adesso esco l'uccello per l'anonimo. Lo faccio all'insalata. Signora Ida, si contenga. Broccoletto e broccoli. Lo faccio bollire. Lo faccio all'insalata. Dai, signora Ida, stacco che è tardi. Signora Ida, stacco che è tardi. Ma finta di non sentire la signora Ida. Stacco che è tardi. Perché... non capisco cosa dici. Stacco che è tardi. Ah, ok. Va bene. Sì, va bene. Va bene, signora Ida. Ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani, signora Ida. Un bacione della buonanotte. Ok, anche a te. Ciao. Buonanotte, ciao, signora Ida. Buonanotte. Buonanotte anche a te. Mi dia un bacio sulla guancia, signora Ida. Un bacio sulla guancia. Grazie, signora Ida. Ti voglio bene, Marso. Anch'io, signora Ida. Buonanotte. Ciao, Marso. Buonanotte, ti voglio bene. Buonanotte. Ciao. Buonanotte, signora Ida. Un bacio. Anche a te, buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao, signora Ida.